È molto che non lo vede. Eh sì, parecchio tempo. Il mio Tony è l'uomo più meraviglioso del mondo. Il più buono, il più generoso. E il suo? Ah, il mio Giacomo non lo cambierei con nessun altro. Nessuno ha le sue qualità. Sono stata fortunata. Non voglio perderlo. Eccolo! Chiudi bene e attento ai ladri, eh? Tony, amore mio! Ah, finalmente! Fatti toccare! Giacomo! Uè, ma è matta! Ohia! Giacomo D'Amato? Beh, fra un po' era il fu Giacomo D'Amato. Salga. Rifletto un attimo, eh? Poi fa caldo, eh? Avanti. Cedo all'insistenza. Un minuto, eh? Giacomo! Maleducato. Dopo un anno che l'aspetto, Elsa è andata con la prima che è capitata. Scusi, ma se... Silenzio. Ecco, vede, signora, io della prigione sono un po' come un pendolare. Mio nonno invece c'era in pianta stabile. Senta, mi risparmi la storia della sua famiglia. Sì. Coscia da Formula 1. Vengono i sudori. Ma cosa cacchio fa? Vuole ammazzarmi? Oh. Su, caro, non si arrabbi. Ah, ho capito. Altro che caldo, questo è calore. È una che ci piace farsi gli ex carcerati. La vedova scaltra. Guardi che costo caro, eh. Allora, to, ciappa, bella, signora Carona. E cosa fa? Vieni. Volevo solo vedere se gli funzionava ancora. Se funzionavo io oppure lo schienale. Mi chiamano botta continua e poi, dopo un anno di galera... Allora è tutto a posto. Lei si ricorda di Ines Badoer, in arte, se così si può dire, Ines Putipù? Oh, Ines, quel puttanone! Che fine ha fatto? Ha sposato mio fratello. Ecco. Sono la contessa Magda Buzzacaroni, vedova Bisigato. Ah, spaghetti Buzzacaroni? Esatto. Buoni. Vede, avrei bisogno che lei andasse a letto con Ines. Scusi, sa. No, so benissimo che lei in passato è stato l'amante di Ines. Beh, insomma... È per questo che l'ho cercata. Io mi domando come mai vuole così bene a suo fratello, lei. Lasci stare, questo non la riguarda. Lei badi al sodo, cioè a Ines. Sappia che ci sono 10 milioni per... se mi fornirà le prove del fatto. No. Io voglio vederci chiaro. Uè, 10 milioni per scopare la Ines. Cosa c'è sotto? Le ho già detto che non la riguarda. Lei si presenterà domani alla villa. Ho già preparato tutto. Si presenterà come autista maggiordomo. Chiaro? Chiaro. Si compri una divisa decente, mi raccomando. A proposito... Un piccolo particolare. Sarà meglio che lei si finga un po' effeminato. Anche pederasta. Non è poi che suo fratello me lo sniaga a me. No, non si preoccupi, è paralizzato. Ma vede, è molto gentile.